di vista dell'approccio alla gara e per quanto riguarda la determinazione che domenica siamo stati un po' carenti sotto questo punto di vista. Sono due partite che abbiamo perso, due partite molto molto simili, quindi qualcosa dobbiamo cambiare, però stiamo lavorando su questo, quindi drammi non ne facciamo. C'è qualcosa in particolare su quale vorrebbe lavorare, su cosa è andato storto, diciamo, durante la scorsa partita? La nostra breve storia dice che noi quando giochiamo contro squadre che hanno un'intensità dal punto di vista fisico facciamo fatica. Squadre che giocano in un certo modo non riusciamo ad esprimerci bene. Queste sono due squadre che giocano nello stesso modo, Torres e Fertitta, identico modo, verticalizzavano subito, attaccavano sistematicamente la profondità e quindi abbiamo fatto fatica. Adesso che noi lo sappiamo, se dovesse succedere qualcosa proveremo a cambiare, ed è giusto anche che sia così, perché non bisogna esagerare, perché se il campo dice questo bisogna prenderne atto, quindi resta il fatto che comunque continuiamo a giocare allo stesso modo, provare a fare sempre la gara, tenere la palla, che noi in questo crediamo, anche perché poi voglio dire, su 9 partite ne abbiamo vinte 7, qualcosa significa, quindi non è che si va sistematicamente a guardare quelle che abbiamo perso, guardiamo anche ne abbiamo vinte 7. Il calendario una mano non ce l'ha data, devo dire la verità, anche se sono due mesi e mezzo che stiamo insieme, ci può anche stare qualche incidente, resta il fatto che comunque abbiamo fatto la gara, resta il fatto che abbiamo avuto sistematicamente noi il possesso del pallone. Purtroppo abbiamo finalizzato poco, però c'è anche da dire che comunque c'era un avversario in forma, forte, fisicamente importante, quindi puoi anche perdere, ci sta che perdi. E il Santodoro, secondo te, è un avversario temibile oppure? Io, come ho detto altre volte, in questo campionato partite facili non ce ne sono. Noi dobbiamo riprendere il nostro cammino, ci vuole lo spirito proprio quello lì. Dobbiamo avere proprio il furore dentro di noi, dal primo minuto, basta, il resto non vogliamo guardare, pensare ad altro, perché quando perde è così, dopo bisogna subito rimettersi in carreggiata con una vittoria, basta questo. Quindi giocheranno gli stessi titolari, gli stessi calciatori oppure effettueremo? No, noi abbiamo, abbiamo recuperato sia Castricato che la Rosa, adesso vediamo un po' cosa fare domani, però penso che sia quello il problema, sinceramente. Il nostro è stato un problema proprio di approccio alla gara domenica, al di là delle caratteristiche fisiche o meno. Siamo stati carenti sotto quel punto di vista, a prescindere da chi va in campo, questo non deve più accadere. Se una squadra che ha delle ambizioni deve sapere che quando va a giocare su certi campi gli altri aspettano e la mettono sotto un certo tipo di gioco. Noi non possiamo permetterci di poter ripetere quello che è successo domenica. Fertitta, settimana scorsa, il mister già ha detto tutta la sua, vorresti aggiungere qualcosa, cosa è successo nel calcio, a parte appunto quello che ha detto il mister? A parte quello che ha detto il mister, c'è poco da dire, sicuramente l'approccio è stato sbagliato rispetto alle altre gare che abbiamo affrontato, eravamo un pochino sotto tono, un po' scarichi come... non dico grinta, però come voglia di vincere, c'era la voglia di vincere, per carità, però non vorrei dire che magari eravamo appagati, però qualcosa cambiava, però per carità ci può stare, come ha detto il mister ne abbiamo vinto 7, ne abbiamo perse 2, lavoreremo per evitare che ci siano altre sconfitte. Cosa ci dici sulla tua forma fisica? Ecco, quasi 20 anni di carriera, però diciamo, sul campo sempre ancora un esordiente, un ragazzino. Magari, magari lo fossi. No, la mia forma fisica è, diciamo, buona. Ho qualche acciacco perché qualche settimana che ho dei problemi ai tendini, però sto andando a migliorare. Ma questo non influisce sulle mie prestazioni, sia positive che negative.
non c'è nessuna scusante. Diciamo, quasi ormai siamo arrivati ad un mese, qualche giorno di campionato. Secondo te questa Olbia di cosa è capace? L'Olbia è capace di fare tanto, di vincere tutte le partite se ha un giusto approccio alla gara, un pizzico di fortuna, però le può perdere tutte se appunto non ha questo. Quindi dobbiamo pensare che partita dopo partita ci aspetta una battaglia, anche perché vengono a giocare e noi andiamo a giocare da loro e loro hanno uno spirito sicuramente diverso dal nostro. Ecco, noi dobbiamo imparare a reagire, ma non tanto a reagire, perché reagire significa dopo che qualcuno ti dà uno schiaffo allora reagisci, no, devi entrare in campo consapevole di questo e quindi essere superiore a loro per quanto riguarda mentalità, grinta, carattere. E poi per quanto riguarda il gioco, penso che l'Olbia stia esprimendo anche un bel gioco. Noi giochiamo sempre la palla, partiamo da dietro. Molti non ti permettono di fare questo perché sono magari fra virgolette meno organizzati, però sono molto fastidiosi e niente, qualche volta dovremo evitare magari di giocare troppo palla, andare più al soffio, come la partita di domani. Se ci eviteranno di giocarla, o di riffa o di raffa, dobbiamo vincere. Certo. Gianluca Siazzo dice che la ricetta perfetta per vincere è quella di allenarsi e avere voglia di fare. Concordi o mettere altri ingredienti? Gianluca è un grandissimo professionista, è uno che borbotta parecchio. Negli anni precedenti lo faceva ancora di più, però si arriva a 36 anni e ha lo spirito che ha lui, vuol dire che è un grandissimo professionista e che c'ha voglia. Magari tutti i ragazzi prendessero esempio da lui in allenamento e sicuramente anche nella vita fuori dal campo, perché se non fai vita sana lo paghi. Certo. Thank you. Okay.